Eccoci qua, in diretta, va bene. Io sono la responsabile del patronato INAS, questa nuova sede di Ribera sarà per noi, per tutta la comunità di Ribera, una grande opportunità di crescere, per sviluppare i nostri servizi. Cerchiamo di dare tante opportunità di prestazioni per i nostri assistiti. Chi entra qui deve avere la sensazione di una presa in carico rispetto a tutti i bisogni, direi espressi e non espressi, e noi siamo pronti a dare risposta, ad accogliere con un sorriso, ad accompagnare in scelte anche importanti della vita, come quella del andar via dal lavoro e capire se si è nelle condizioni per poter fare una scelta diciamo oculata, giusta e corretta. Quindi saremo qui, abbiamo degli ottimi operatori che sono in grado di dare risposta, Sabrina e Antonella per il CAF, sono tutte e due proprio due punte di diamanti del nostro patronato, del nostro CAF, e quindi siamo sicuri di poter dare ottime risposte alla comunità di Ribera. Va bene, grazie. Responsabile regionale del CAF, responsabile regionale, facciamo così. Ok, va bene, siamo in diretta. Allora, buongiorno, io sono l'amministratore delegato della società Centro Servizi Sicilia, CAF della CISL. Ci stiamo spingendo anche in periferia, abbiamo trovato l'opportunità di aprire anche a Ribera, anzi rinnovare perché già eravamo presenti, ma stiamo puntando moltissimo sul capitale umano, quindi nelle varie formazioni, per fornire un servizio ben puntuale e dettagliato per la comunità. Quindi chi vuole venire sarà ben accolto per fornire tutte le risposte quanto riguarda l'aspetto fiscale, ma anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, in collaborazione con l'INAS, che è il nostro patronato di riferimento. Punto di riferimento obbligatorio. Obbligatorio, okay. E quindi anche l'assistenza ai pensionati che hanno bisogno molto. Va bene, ti ringraziamo. Okay.